Buongiorno a voi e benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di pittura su vetro. Nelle prossime settimane vedrete delle lezioni di pittura su vetro e in questa lezione voglio spiegarvi quali attrezzature e quali accortezze dovrete avere nella pittura su vetro. Quindi non sarà una lezione vera e propria di pittura, ma vi farò vedere il materiale e le attrezzature che necessitano per dipingere il vetro. La pittura su vetro presenta delle caratteristiche completamente diverse dagli altri modi di dipingere e i motivi sono diversi. Innanzitutto, il vetro è refrattario all'assorbimento di qualsiasi materiale o colore. Infatti, utilizziamo oggetti in vetro per contenere i liquidi. Il motivo è che spesso gli oggetti vanno lavorati in verticale, quando volete, per esempio, dipingere delle bottiglie, dei bicchieri o oggetti che non possono essere messi in piano. Spesso le superfici sono rotonde. Il vetro è inoltre trasparente e la bellezza della pittura su vetro sta proprio nel conservare questo effetto di trasparenza. Perciò le diverse aziende si sono prodigate nel creare colori trasparenti, quindi che conservino la caratteristica della trasparenza. Passiamo allora alle attrezzature. Innanzitutto, per dipingere il vetro è necessario avere il vetro, quindi possiamo dipingere bicchieri, brocche o, in modo più facile, è sicuramente dipingere lastre di vetro. Per lastre di vetro non intendo pezzi di vetro giganteschi, ma anche semplicemente dei rettangolini tipo questi, che sono molto utili, per esempio, per realizzare dei quadretti. È proprio con una di queste piccole lastre di vetro che inizierò la mia prima lezione, perché la posso tranquillamente dipingere tenendola orizzontale sul tavolo e quindi i colori non possono scivolare verso il basso. Con i colori per il vetro è possibile fare diversi tipi di lavori. Io penso che i tipi di lavori che si possono fare in particolare sono tre. Poi ogni pittore è in grado di creare la sua variante. La prima è quella di dipingere il vetro come se trattasse di una qualsiasi altra superficie, pur utilizzando le lacche adatte al vetro, ma facendo dei lavori come se si dipingesse, per esempio, l'acquerello su carta o l'acrilico su tela o il colore a olio. Questa è una tecnica molto difficile. E quindi la lascio per una seconda fase. Il metodo più facile invece è la tecnica a contorno, da qualcuno chiamato falso Tiffany. Io la chiamo tecnica a contorno perché si utilizzano delle paste come queste con cui si disegna sul vetro. Il contorno che si viene a creare dopo asciugato funziona un po' da cornice, da confine per il colore che verrà colato all'interno delle forme create e si spanderà. Questa tecnica permette di lasciare il vetro perfettamente trasparente. Naturalmente saranno colori trasparenti. Infine la terza tecnica, che è veramente quella che si chiama falso Tiffany, perché viene lavorato con il nastro di piombo e le saldature, pur non tagliando il vetro come si fa nella tecnica Tiffany. Poi esistono delle tecniche miste in cui si usano tutte e tre le tecniche precedenti, mischiate insieme. Andiamo adesso a vedere le attrezzature. La prima tecnica che impareremo ad usare è la tecnica a contorno. Queste che vedete qui sono le paste che vengono utilizzate per disegnare sopra il vetro e quindi creare i contorni. Le paste a contorno possono essere di alcuni colori diversi tra loro. C'è il colore nero, l'argento, l'oro e anche rame. Sono molte le ditte che producono queste paste a contorno. Io in questo momento mi ritrovo materiali diversi, per esempio della Maimeri, della Lefranc o della Pebeo. Di solito le aziende che producono le paste producono anche i colori per il vetro, quindi avete una vasta gamma di prodotti per vetro.
caratteristica di queste paste a contorno è che si utilizzano come fossero tubetti di dentifricio, a cui è stato attaccato un beccuccio molto sottile per la fuoriuscita del colore. Come si usa? Basta togliere il cappuccio e schiacciare nella parte in fondo del tubetto. Guardate, adesso faccio un segno sopra un foglio. Vedete? È come scrivere con un pennarello. Proseguiamo la nostra lezione parlando di pennelli. I pennelli potete sceglierli in base alle vostre capacità e alle vostre competenze. Piatti, tondi, piccoli, grandi, come volete. Tecnica a contorno che andremo a vedere, si utilizzano molto i pennelli tondi e sottili perché il colore va preso a gocce e quindi è necessario un pennello che non assorba tanto colore, altrimenti un pennello piatto, un pennello molto grosso consumerebbe troppo colore, si impregnerebbe troppo e non lo rilascerebbe sopra il vetro. Anche io, che come sapete sono poco avvezza ad utilizzare pennelli tondi e piccoli, in questo caso, cioè nella tecnica a contorno, li uso volentieri. È importante rispettare una regola fondamentale della pittura su vetro: mai usare pennelli stati usati per fare altre tecniche pittoriche. I pennelli per il vetro devono essere specifici per il vetro. Il motivo essenziale è perché le altre tecniche pittoriche rilasciano all'interno dei peli delle piccole quantità di pigmento che, se venissero rilasciate all'interno del colore del vetro, rovinerebbero il lavoro. Quindi, ripeto, i colori per il vetro devono essere solo per il vetro, quindi metteteli all'interno di un contenitore specifico. Il colore per il vetro ha la caratteristica di inspessire molto il pelo dei pennelli e anche dopo che li avrete puliti ed asciugati tenderanno a rimanere induriti. Questo pennello come si è irrigidito, vedete? Quindi non potreste neanche utilizzarli sulle stoffe o per fare altri tipi di lavori, proprio perché irrigiditi. Allora voi penserete, come li usiamo per il vetro? Il vetro ha una caratteristica un po' magica. Nel momento in cui voi prendete il pennello e lo riemergete nel colore morbido, anche il pennello si ammorbidirà, perdendo questa rigidità. L'altro modo per farli ammorbidire è quello di metterli in un contenitore contenenti alcol. Quando vedrete che i vostri pennelli si sono induriti, come è successo a questo, non buttateli, mi raccomando, perché diventano così già dopo la prima volta che li avete usati. Anche questo pennello piccolo, vedete come sono indurito? Vi insegnerò io il modo per farli tornare morbidi. Una raccomandazione molto importante: quando lavorate il vetro, lavorate in un ambiente molto pulito. Spolverate, pulite bene tutti i piani, togliete peli e laniccia in giro per la stanza, perché quando si dipinge il vetro, queste sostanze potrebbero andare a posarsi sopra il colore. E siccome il colore ci mette da 24 a 48 ore per asciugarsi completamente, allora rischiate che in tutto quel tempo la polvere e i pelucchi possano andare ad appiccicarsi sopra il colore, rovinandovi il lavoro. In trasparenza queste cose poi si vedono. Un attrezzo fondamentale quando si dipinge il vetro, soprattutto utilizzato nella tecnica a contorno o nel finto Tiffany, è un taglierino come questo. Nella tecnica finto Tiffany il taglierino servirà per tagliare il nastro di piombo. Nella tecnica a contorno servirà per ripulire il vetro dalle sbavature della pasta a contorno che è venuta difettosa. A volte capita con la pasta a contorno che schiacciando salti fuori più colore di quanto ne serva, oppure che sbagliamo a fare delle linee. Il lavoro non è perso, basterà aspettare un paio d'ore fino a che la pasta si sia asciugata e in quel caso potremo andare a rimuovere con questo taglierino le parti uscite male. Comando, questo taglierino è pericolosissimo, è quasi un bisturi, quindi tenetelo sempre coperto con il cappuccio, non lasciatelo posato sul tavolo a caso
e toglietelo dalla portata dei bambini o di altre persone che potrebbero farcisi male inavvertitamente. Un altro attrezzo molto utile quando si lavora a contorno sono questi beccucci che servono ad aspirare il colore dai tubetti e a rilasciarlo gocciolante. Poi quando faremo il lavoro vedrete, a volte capita di dipingere grandi superfici e portare il pennello e portare il colore con un pennello significa veramente perdere tanto tempo. Con questi beccucci si ha il vantaggio di poter aspirare il colore e rilasciarlo molto velocemente. Vi consiglio, se non sapete come trovare questi beccucci, di tenervi da parte i contagocce delle medicine, per esempio come questi. Questi contagocce tornano molto molto utili, vanno naturalmente prima lavati bene. Vedete questa per esempio è la bottiglietta che contiene la vitamina D e io le conservo tutte. Questi contagocce risultano molto molto utili. Vanno lavati prima naturalmente con acqua saponata perché nel caso di questo contenitore contiene l'olio. Dovrete lavarli con acqua e detergente e avere l'accortezza di aspirare l'acqua con il sapone anche con la pipetta in modo da togliere la parte oleosa anche all'interno della pipetta. Vanno lavati accuratamente, mi raccomando, perché altrimenti il colore del vetro si rovina. Queste bottigliette inoltre sono molto utili per contenere i colori quando dovrete creare una tinta nuova in una quantità abbastanza grande, quindi versate in queste bottigliette i colori, li agitate e otterrete una nuova tinta. Potete conservarli gli avanzi all'interno di queste bottigliette. Nella pittura sul vetro, per miscelare i colori, vanno utilizzati piattini usi e getta come questi, perché quelli in ceramica si macchierebbero indelebilmente e quindi non potremmo riutilizzarli. Ci vuole anche un barattolino come questo, dove andremo a sciacquare i pennelli. Sciacquare è una parola forse non adatta perché implica l'acqua. Le lacche sul vetro non sono idrosolubili, quindi non possiamo sciacquare i pennelli nell'acqua. Possiamo usare due sistemi. Il primo è utilizzare il diluente fornito dalle aziende che hanno creato i colori. L'altro è una tecnica che utilizzo io. Usare l'alcol a 90 gradi, ma non l'alcol rosa denaturato, perché quello non è in grado di pulire i pennelli, ma questo, l'alcol puro, quello che si utilizza per fare i liquori. Ne versate un po' nel barattolino. Per pulirli i pennelli si mettono nell'alcol, si agita un po', si aspetta e poi si puliscono con uno straccetto. Se l'alcol che rimane nel barattolino è saturo di colore è da buttare via. Nel caso invece non si sia sporcato molto può essere riutilizzato per qualche altro pennello. La pulizia di pulitura ed asciugatura io vi consiglio di farla più volte, cioè più volte sciacquate il pennello e asciugatelo, sciacquatelo e asciugatelo, perché in questo modo andranno via maggiormente i residui di colore. In questo modo risparmierete anche dell'alcol che comunque ha un certo costo, perché molto del colore verrà assorbito dallo straccetto e non si disperderà nell'alcol. Vi faccio vedere come si possono riammorbidire i pennelli usati le volte precedenti e che risultano induriti. Prendete il pennello, lo immergete nell'alcol, aspettate un po', lo tirate fuori e lo maneggiate un pochettino. Ripetete l'operazione fino a che il pennello non si sarà ammorbidito. Inoltre, se non volete fare questa cosa, potete sempre prendere il pennello e immergerlo nel colore. Pian piano, come lo comincerete ad usare, il pennello tornerà magicamente morbido. Non so perché questo accade, dovremmo chiederlo alle aziende che producono i colori, ma io penso che sia perché i colori contengono comunque del diluente all'interno e quindi tendono a ridiluire i colori, anche il colore asciutto. Nel caso voi avete un lavoro già asciutto da qualche giorno e ci fate colare del colore nuovo sopra, vedrete che tenderà ad ammorbidirsi anche la zona intorno. Guardate come questo pennello si è ammorbidito nel frattempo che io vi ho spiegato queste cose.
Facciamo la prova anche con questo pennello tondo, vedete anche questo è indurito. Adesso lo metto nell'alcol e pian piano, vedete, tornerà a vivere. Mi raccomando, ricordatevi di questa caratteristica. Se tornando a lavorare il vetro trovate i pennelli secchi, state tranquilli perché torneranno a essere utilizzabili. Anche nel caso doveste macchiare il tavolo con il colore del vetro, per la pulizia potete usare l'alcol. Impregnate un angolino di un panno con un po' di alcol e con questo pulite la superficie del tavolo. Naturalmente potete farlo solo se il tavolo è in formica come il mio. Evitate di lavorare il vetro su superfici di legno perché caso il tavolo si macchi, vi si rovinerebbe. Se non avete un piano in formica, utilizzate delle tovaglie in plastica in modo da proteggere il vostro tavolo. Chiudete sempre il barattolino del colore con un tappo in modo da non far evaporare l'alcol che rimane all'interno e poterlo utilizzare per le pulizie successive. Naturalmente vi consiglio di usare i guanti quando lavorate con i colori per il vetro perché pulire le mani con l'alcol è molto faticoso. Indossate abiti vecchi che possono anche macchiarsi. Infine, attrezzatura indispensabile è questa. So che non ne potete più di stare con le mascherine, ma nel caso del colore per vetro ve lo consiglio. Hanno un odore fastidioso. E non so se siano tossici oppure no, sui tubetti dei colori non è riportato il segno della tossicità, però comunque a qualcuno potrebbe dare fastidio questo odore così forte. E vi consiglio anche di stare in un ambiente ben aerato, casomai aprite la finestra, di certo evitando di far entrare polveri o moscerini. Mi raccomando, evitate di dipingere il vetro stando in una stanza completamente chiusa, con finestre e porte sbarrate. E quando finirete il lavoro e uscirete dalla stanza, abbiate l'accortezza di chiudere la porta. Primo perché così la casa non si riempie di quell'odore fastidioso. Secondo perché non entrerà nella stanza ulteriore polvere che potrebbe danneggiare il vostro lavoro. Adesso vediamo come si possono dipingere le lastre di vetro e come bisogna trattare il vetro prima di essere dipinto. Le piccole lastre di vetro, così come questa, potrete procurarvele andando da un vetraio e facendovele tagliare. Vi consiglio di farvele murare. Volendo potrete anche murarli da soli. I vetri tagliati a vivo sono molto taglienti, quindi un attrezzo indispensabile è sicuramente la carta vetrata a grana molto molto fine. Ci vuole a grana fine perché se la fate con una carta vetrata più grossa rischiate di scheggiare il bordo del vetro e quindi anche di crinarlo se il vetro è di 2 mm. Basterà prendere un pezzettino di carta vetrata, casomai più grosso di quello che ho preso io, e scorrete lungo il bordo tagliente del vetro. Fate molta attenzione, mi raccomando. I vetri che servono da dipingere possono essere di 2-3 mm quando sono così piccoli. Quando invece si utilizzano lastre più grandi, vi consiglio quelle di 4-5 mm e se sono infrangibili è ancora meglio. Vi consiglio, se vi fa sentire più sicuri, di mettere del nastro adesivo intorno al vetro. In questo modo potrete mettere anche del nastro adesivo trasparente, io preferisco questo in carta. Il vantaggio è anche che così avrete una barriera per il colore nel caso vi si dovesse espandere oltre il vetro. Comunque la soluzione più semplice per avere dei pezzi di vetro piccoli ben tagliati e mulati è quello di comprare queste cornici pronte che hanno già il vetro mulato all'interno. Potreste togliere questo cartoncino di masonite e utilizzare il vetro da rimettere poi all'interno e avrete già il lavoro finito. È molto economico e molto pratico. Ora impariamo a pulire il vetro. Il vetro va pulito con alcol,
Ne versate un pochino sul vetro e passate uno straccetto in microfibra. Pulite bene ed evitate di lasciare le impronte digitali. Infine, la cosa sicuramente dopo il vetro più indispensabile sono i colori. I colori sono questi. Io utilizzo due varietà di colori, due aziende diverse, la Maimeli e la Deca. Utilizzo questi semplicemente perché quando ho iniziato tanti anni fa il negozio vicino casa aveva questi e quindi ho continuato ad usare sempre gli stessi colori per evitare di ricomprare tutta la gamma. Penso che voi possiate comprare qualsiasi tipo di colore per il vetro e in futuro spero di avere la possibilità di farvi vedere qualche altro tipo di colore. Sia i colori della Deca che quelli della Maimeri sono trasparenti e con tinte molto intense. Il colore denso ed opaco che non è trasparente è il bianco della Maimeri. Quello della Deca è molto più lattiginoso. Infine, come ultima raccomandazione, ricordatevi che i vetri dipinti non possono essere puliti con lo straccetto imbevuto di alcol, di qualsiasi tipo di alcol si tratti, perché i colori reagiscono e si smaccherebbero da sopra il vetro. Se eseguite un lavoro di pittura per un vetro che sta all'aria aperta ed esposto al sole, sappiate che con gli anni che passano i colori tenderanno a sbiadire. D'altronde qualsiasi quadro esposto alla luce solare tutti i giorni nel tempo sbiadirebbe. Il video finisce qui per oggi. Spero di essermi ricordata le cose più importanti, le altre ve le dirò durante i video in cui dipingo il vetro. Mi raccomando, molte delle cose che ho detto sono molto importanti e dovete ricordarvele prima di intraprendere la pittura sul vetro. Vi ringrazio per l'attenzione. Se ti è piaciuto lasciami un like ed iscriviti al canale e arrivederci al prossimo video tutorial.